Buongiorno amici dell'ufficio, oggi siamo con Vittorio che sta a fare un casino per la barca, è infinito. Io sto a fare un altro casino perché non mi sono portato gli stivali come di consueto. Allora, oggi è una giornatona, proviamo a pescare qualcosa. Ci abbiamo un paio di calamaroni che il buon Vittorio ieri ci ha procurato. Vieni, vieni. C'è uno che è veramente un calamarone. Eccoli qua. Nella nostra, diciamo, chiamiamola vasca del vivo. Un paio di cannette, come vedete, una è già preinstallata con raglù, questa sulle mangianze che ci sono, e una ci abbiamo messo il sabiki, eccola di qua, perché ora andiamo a prendere anche due sgombri, non si sa mai che i calamari non piacciano o muoiano presto. Vediamo come va, va? C'è una mangianza mostruosa lì davanti, ora andiamo a vedere di che si tratta, va? A destra, tira. Non mangio. Eccolo! No! Oh! Ma lo riprendi. Sono piccolissimi, ma ci servono per il vivo qui. Recupero veloce quando è così. Quando si fermano, fermi pure voi, veloce di nuovo. Il raglù è un po' grande per loro, eh. Ma guardate che meraviglia, guardate. Eccolo qua. Il raglù, ragazzi, non sbaglia mai. Guarda, guarda. Ma con una mangianza così non si può sbagliare, eh. Pescetto carino. Guardate qua. È la vasca del vivo? Ma muore subito. Guardate il raglù. Io non dico cazzate, eh. Guardate che roba. Se l'è ingoiato. Ah, peccato. Una letteratuccio. Mettiamolo nella vasca del vivo, speriamo che ci regge. Tutto tuo. Dove sono? Dove sono? Ecco. Perché hai lanciato là? Sbagliato. Questo Vittorio, un bravo ragazzo. Aspetta che c'ho il treno merci qua. Questo mi sa che non è un alletterato. Non lo so. No. Guarda un po'. Qualcosa di più grosso sicuramente. Oh ragazzo. Il ragazzo era un po' agitato. Oh, fa male il braccio già. Mo riparte, eh? Guardate, lui sta venendo incontro. Questo non è un... forse è un po' più grosso degli altri. Che cazzarola è? Non è un capone, eh? No! Oddio! Non me l'ha letteratore. Prendi un po' il retino, eh? Pure quello rotto. Vai, vai. Questo è un po' più grande, è un ragazzo più grande, diciamo. Ha perso tantissimo sangue. Dai, ora li facciamo pescare pure a te. Sì, piano, non anda veloce però. Sto colore sulle mangianze è qualcosa di incredibile. Ve lo posso garantire. Micidiale proprio. Eccolo qua. Il raglù non sbaglia mai. Non sbaglia veramente mai. Guarda. Pure un bel pescetto, eh. Vai, fatevi due lanci voi, questo lo tiriamo su e poi vi fate due lanci. Amici, vi lascio, sennò qui in barca mi cacciano, mi buttano giù. 25. Eccolo qua. Guardate che roba. Ripeto. Così. Mangiato benissimo, ma li alletterati. Adesso vi faccio vedere un'alternativa alla bombarda. Ovviamente abbiamo montato di nuovo la super esca. Quindi guardate bene, alicettina, dorso blu. Io qui ho messo un piombo direttamente sul trecciato. Il trecciato in questi casi rompe solo le scatole, ve lo posso assicurare. Quindi vedete la montatura com'è, piombo scorrevole e diciamo una metrata con il piombo.
che fa da peso. Scusi Vittorio, mi faccia provare questa nuova invenzione. Allora, c'ho una mangianza nucleare a ore 12 rispetto a me. Lanciamo. Eccolo! Ha dato, ma sono un po' lontanucci, eh. Aspetta, mi ci porto sopra. Portiamoci sopra. Mo ci arriviamo, ragazzi, ci arriviamo. Eccola qua. Fermate, Vito, fermate. Un complimento allo skipper. Numero uno lo skipper. Fermate. I miei fermate non servono a niente, come potete ascoltare, vedere e sentire. No, non stiamo andando nella direzione corretta. Perché questo? Vedete che i tonnetti vanno di là? Se io gli lancio che con Alice che va al contrario, non sempre funziona. Cercate di lanciare sempre davanti la mangianza. Guarda, guarda, ecco, l'ha mangiato in diretta questo, eh. Bellissimo. Il raglù è veramente l'esca delle mangianze, secondo me. La canna è morbida, quindi guardate, 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 guarda qua sotto, che spettacolo. Giustamente la canna è piccolina, è da spigo. Aspetta, aspetta, è una cannetta da spigole. Quando andiamo con le attrezzature molto morbide succede questo, stiamo 12 ore a tirarle. Pompatina, 2G. Quando fanno così e vanno sul fondo, allora stringiamo un attimo la frizione, ma non troppo. Pompatina e due girate. Pompatina e due cercate. Il 25 in finale, quindi siamo un po' strettini. Poi toglie, poi tirare. Beh. Un bel ragazzetto. Se qualcuno non avesse rotto il manico del retino, sarebbe stato ancora più facile prenderlo. Come vedete, ho fatto una modifica, si stavano slamando. Colori sempre bianchi, perché li attirano di più, e ho messo un amo più grande. Vedete? L'amo è più grande. Guardate, lancettino. Ecco qua, guardate, due giretti di manovella, eccolo qua. Lo facciamo pesca Eva e Vittorio. Ora vi faccio io le riprese fra un pochino, Guardate che cacchio di mangianza atomica. Sei pronta? Guardate la cattiveria. Questa ragazza. Attenzione, rischiamo. Eccolo! Beh, guardate, quando la mangianza è così, tira il ragazzo, piano piano, fallo sfrizionare. Molto bene, molto brava. Anche col jig adesso mangiano, prima solo con la bombarda. Piano piano, mo, non ti sfondare il braccio. Ma guardate la mangianza, io una cosa così non l'ho mai vista. Guardate, guardate! Ci salgono in barca, mo. Dai, tiralo. Vittorio, stai proprio davanti alla telecamera, potresti andare a prendere il retino per la ragazza? Ragazzi, cioè io non riesco a tenere staccato. Dai, dai. Meno male che ho messo la frizione, sennò qui tira, era tira. Incredibile. Su, fallo salire, pompalo. Piano, piano, signore mio. Pompalo, pompalo. Bella mangianza, bella mangianza. Su, cappellino lo friscio, porta fortuna, su. E quando ci sarà il tonno da 100 kg che facciamo? Allora? E lo ributtiamo tanto, quindi. Ci sono altri due signori lì, poveracci, ma che non stanno prendendo niente. Non stanno prendendo una sega, che non capiamo com'è possibile. Mo' gli andiamo noi in schiena. Era della 60. Che cazzo è andato? Ma guardate, mi tocca pure riprendere qua. Eccolo! Piano, piano, non fate gli animali, non fate gli animali! Da, vai di canna, guardate che cosa mi tocca vedere. Oh, ma... Tiralo, dai! Piano,
Piano, non prende quel filo con le mani, tu animale, che bello l'animalone. In realtà li stiamo prendendo a strappo da quello che vedo, però. Vai. Brava! Ehi! Dai, anche oggi ce l'abbiamo fatta. Vittorio è un maniaco sessuale del pulito. Io sono un maniaco sessuale del disordine. Quindi diciamo a un certo punto. Vero, è molto disordinato. È molto disordinato. La barca di 9 metri, quante cazzo è, non c'è basta. 8 metri 8 sarebbe, 8 metri. Però. La prossima volta prendiamo una di 12 per andare a mare con Matteo. Vabbè, dai, su. Cioè, abbiamo fatto un po' di tutto oggi. Comunque andava bene, dai. A parte che i tonnetti oggi mangiamo una cacchio, ne abbiamo persi più persi, vero, che presi. È vero. Il problema qui è che mettono le reti ovunque. Quindi ogni volta cazzarola perdiamo montature, robe, una cosa. Senza pietà. Comunque ci vediamo al prossimo video. Vi facciamo vedere un paio di ricettine che con gli alletterati sono spettacolari. Ci faremo i vasetti, vi farò vedere una tartare buonissima e una buona pasta. Ottimo. E poi non se ne mangiamo, anche perché qui. Sì, sì, sì. Ormai ci teniamo sempre in forma, infatti. Dai, ai prossimi video e con Vittorio proveremo a pescare i pesci spada di notte. Ciao amici. Ciao, ciao, fish. Ciao.